Ciao ragazze, diciamo che forse è la volta buona, eh? Che dite? Diciamo che dopo svariati mesi di attesa snervante, i miei si sono decisi, autoconvinti è un parolone, però sono decisi a prendermi la telecamera. Allora. E io ho già fatto un video con la videocamera nuova, però quella, come avevo scritto sia su Facebook, ho detto in molti video seguenti, aveva dei problemi perché quando l'andavo a attaccare con il cavetto, per la batteria, risultava un audio pessimo. Cioè, io avevo fatto anche un tutorial che si chiama quello trucco del battesimo. C'è all'inizio un pezzettino, dove mostro che l'audio si sente così, quindi è brutto, e quindi di conseguenza l'abbiamo dovuta riportare indietro e a distanza di un mesetto se ne è presa un'altra. Allora, stavolta questa, vi dico anche il prezzo, 400 euro della Sony HD. E allora, io non me ne intendo di queste cose, però se voi magari ci capite qualcosa, io vi faccio leggere qua, perché ci sta che magari qualche indicazione ci sia scritta. C'è scritto Direct Copy, Extended Zoom. Questo dovrebbe essere tipo, scusate il dito, che prende soggetti in movimento. Poi questo che cos'è? Non lo so. E questo non lo so. Comunque sia, allora la scatola è di lama, tanto non mi interessava proprio la vedere. 3,3 megapixel, io ho già fatto delle video di prova. Siccome ora è scarica, però ve la faccio vedere lo stesso perché si accende. Un po' si accende. La batteria è scarica, quasi scarica. Sostituire la batteria. Quindi vabbè, è scarica, però si è spenta tra l'altro. Diciamo la forma è uguale a quell'altra, quindi se voi vi interessa sapere, vedere magari la forma e come registra, è come quell'altra. Questa però a differenza di quell'altra schiarisce meno, cioè nel senso l'altra mentre riprendevo vedevo che i colori sia del mio viso erano un pochino più biancastri. Infatti se voi vedete il video del battesimo si vede che rispetto agli altri tutorial che ho fatto con quella cassetta, che adesso non userò più, finalmente non ne posso più, questa farò video molto più attivi, posso fare video a tutte le ore che voglio, che bello, meno male, perché quell'altra mi ero rotta un po' le bolse in effetti. E smetterò di fare video con la webcam, perché questa è una webcam, non la sopporto più perché non mette a fuoco, cioè tipo se io mi devo far leggere una cosa che c'è scritto qua e non me la mette a fuoco, mentre la video è più bella. E quindi niente, sono contenta. Tra l'altro io, come è successo che me l'hanno fatta vedere, l'ho scritto su Facebook, quindi se mi volete far due risate perché è una cosa buffissima, vi metto il link nell'info box. Tra l'altro, se trovo i link su internet, vi metto anche i link di questa, almeno vedete meglio un pochino le indicazioni. Comunque, secondo me 400 euro sono anche troppi, sinceramente. Io ho sentito un ragazzo che, vi metto il nick qui perché se no io sono iscritta sul canale, perché fa delle cover di canzoni davvero formidabili, è bravissimo a cantare, suona la chitarra. Lui aveva detto che c'erano anche delle videocamere comunque HD sopra i 200 euro, sotto i 300, insomma, però sinceramente non le abbiamo mai trovate, ce cioè, le abbiamo trovate sui 340, ma non meno. E poi non so come mai hanno deciso di prendere questa, che tra l'altro quando siamo tipo giugno, fine scuola mi sembra, pure andavo ancora a scuola, non mi ricordo, forse fine scuola. Eravamo andati a vedere io e il babbo una videocamera che era dello stesso colore di questa e costava, mi sembra, 3,90 mi sembra, se non sbaglio. Quindi mi sa che questa è quella che avevo visto tanto tempo fa, perché quella costava sui 400, 3,90. Quindi chissà che sia quella, non lo so. Si è accesa, non lo so perché si è accesa. Comunque sia, sì, questa qua fa anche le foto. Io ho provato a fare delle foto, ora vabbè, non le fa perché la batteria è scarica, comunque fa le foto.
Ho provato a fare dei video, ci sono quattro modalità, quella normale, poi c'è la modalità tipo che fa moviola, cioè io sto tipo con la telecamera così, ho passato la mano veloce davanti e nel video facevo vedere la rallentatore che passava. Poi c'era quella lì che riprendeva tipo golf, se magari vuoi prendere qualche partita. Magari sei allo stadio, fate qualche pacchetto, te la riprende benissimo. E poi ce n'era un'altra che non mi ricordo qual era, perché non mi ricordo qual era. Sicuramente, vabbè, domani sono fuori perché festeggio un mese di fidanzamento, anche se in realtà l'avevo festeggiato il 1º agosto, però siccome lui stava male non ne abbiamo fatto niente. Quindi domani andiamo a pranzo fuori. Andiamo in un ristorante che ha tipo buffet, però è un ristorante giapponese, però cucina medio orientale, no, messicano, no, giapponese, cinese, thailandese, mi sembra, non lo so, italiano, anche quello perché insomma. Praticamente sono 800 metri quadri di larghezza di negozio, di ristorante, non di negozi, vabbè. E praticamente mi ha detto anche su Babbo che ci sono delle tavoloni enormi, lunghissimi, dove c'è tutta roba da mangiare, cruda. Te la prendi col vassoio, la porti da camerieri, non so dove, e vedete la cuociono e poi te la portano a tavola. Praticamente a pranzo spendi 10,90 euro, a sera 20,40 euro, 20,30 euro, non lo so. Però c'è un però. Ovvero, non vogliono avanzi, cioè te spendi 10,90 euro a pranzo, però se tipo lasci, prendi là una pasta, pomodoro, pasta e pomodoro, la lasci a metà, te la fanno pagare a prezzo pieno, quindi tipo non invece di spendi 10,90 puoi spendere 20,90. Quindi non vogliono che lasci avanzi di cibo. L'unica cosa che puoi fare è prendere all'inizio poco, tipo prendi due o tre cose da mangiare e poi vedi se c'è ancora fame, perché non fare. Io non vi consiglio di fare il pienone perché se poi non ce la vado a mangiare pagate 50 euro in più per tutta la roba che prendete. Comunque domani vado e al limite quando torno vi faccio un video con questa. E magari faccio anche un video di trucco e di outfit. Sinceramente non so cosa mettermi sul serio. Avete qualche consiglio? Volevo mettermi tipo décolleté, però dopo pranzo si va a fare shopping a Gigli perché deve andare da Essence perché è uscita la nuova collezione 15, quella lì a Marinaio e quell'altra a 50 anni, mi ricordo come si chiama, e ho visto delle cose carine da comprare. E poi tra l'altro avevo anche scritto uno set di Essence che devo vedere, che è il 53, e uno smalto di Kiko che è quello di 320, che è tipo un marroncino khaki. Il cacchio è marroncino, vero? Perché non è verde, mi sembra un marroncino. E quindi, insomma, non volevo vestirmi elegante, perché comunque è ristorante, però se dopo si va a fare shopping è un po' scomoda la cosa, perché magari col vestito, insomma, brutto. E poi un'altra cosa da farvi vedere, che mi sono dimenticata di farvi vedere, vado a prenderla subito. È una cosa che mi ha regalato lui per. Diciamo l'ho scoperto dopo, che era un regalo di un mese, a dire la verità. Però sono rimasta, cioè io ero a casa sua, lui c'ha un animalino, no? E siamo già con la partita, che bellino! Io spero che non guardi questo video perché sarò un imbarazzo troppo, sennò, perché lui sa che faccio video su YouTube. Se fatto, appunto, si è fatto anche il video, che stupido. E quindi ero lì, vedo la sua mamma e mi arriva con questa. Mi arriva così. E fa, che cos'è? Cioè, chi è? E fa, una borsa. Bello, vedo. E poi mi dice, era per me. E fa, no, ma che tu sei pazzia? No, ma che tu sei di fuori? E poi fa, ma per me sul serio, grazie, grazie. Io lì poi non ci avevo manco pensato, Marte, nel mondo. Mi fa, ma sai di che marca è questa? Fa, no, sinceramente non ci ho fatto caso. Giù Germania, gli fa, oddio, ora svengo. Lo giuro. E quel tempo mi dice, ma. Sa quanto costa questo? Sinceramente non lo so. Mi fa, non per. Però per farti capire. Fa, quanto? Dovrebbe stare sui 700. Fa, porco. Vedete questa qua. È di questo rosso mango. E qua è tutta. Questo qui cos'è? Un rosa cipria. Sì. Rosa cipria. Oh, Riccardo.
E i fori, no, ma siete i fori, ma sei serio? E quindi, e poi il mio ragazzo, che poi si chiama Riccardo, perché io non l'ho ancora detto, alcuni me l'hanno chiesto, comunque si chiama Riccardo, mi fa, questo era regalo per un mese. E io ho detto, non facciamoci regali per un mese, e lui me l'ha fatto. Io non so che fargli, lui ha detto, non mi fare niente, ma io sinceramente mi dispiace, però è bella, penso di mettere questa borsa normale, quindi ci vorrebbe, siccome è un colore vistoso, ci vorrebbe un qualcosa di tenue addosso, tipo vestita di beige o qualcosa del genere. Sicuramente qualcosa di fresco, però non saprei cosa mettermi. Ah, forse ho trovato, magari un vestitino. Però è scomodo, perché poi bisogna andare ai gigli, bisogna camminare, bisogna fare shopping, e quindi la cosa diventa un pochino complicata. O passo a casa e mi cambio, però insomma. Ecco, un consiglio. Se avete qualche, magari qualcosa, qualche idea di come potrei abbinare questa borsa a qualche vestito, anche se magari tipo non ce l'ho, però mi date un attimo l'idea, un pantalone, una maglia, colori, così, perché io davvero non so cosa, come vestirmi, sul serio. Non basta, no. Tra l'altro c'ho un mal di testa in questi giorni, non so, ahia, mi sono fatta male, c'ho un mal di testa, non mi raccapezzo nemmeno io, ho preso nuovi, non mi fa niente, c'ho ho dormito 10 ore, si deve andare a letto alle 8 dopo cena, perché ho dormito 3 ore ieri l'altro, quindi non dormivo nulla. E vabbè ragazze, io vi saluto, anche perché non volevo fare un video lungo, cioè metto, se trovo il link appunto delle informazioni, li metto il link, perché io non mi ci raccapezzo, di computer mi ci raccapezzo meglio, ma di videocamere e fotocamere non mi ci raccapezzo tanto. Inoltre volevo salutare la Mary, sempre se ha visto questo video, perché è un po' che non la sento, mi mancava tanto. Si vede che sono di fuori, sono un po' euforica, nevrotica. Un amico di Riccardo mi ha definito nevrotica oggi. Scusa, voglio rompere. Lasciamo stare, è un discorso. Niente, lasciamo stare. Ci vediamo al prossimo video, che sarà forse domani di outfit, per vedere come. Almeno quando torno, non so quando torno, se rimango, perché si facciano fuori, non lo so. Si guarda un po'. Comunque vi farò un video, se ce la faccio domani, di outfit, se no faccio un video dove, tipo video vlog, e faccio vedere cosa mi sono messa, come sono truccata. Se viene fuori un trucco bellino, vi faccio il tutorial. Se viene un trucco normale, tipo questo di oggi, non ve lo faccio il tutorial, perché è un trucco normalissimo. Ah, tra l'altro ho utilizzato l'eyeliner, questo qua. E devo dire che ho scoperto una cosa. Io faccio questo video, lo chiamerò video un pochino vlog, perché parlo di tutto tranne la video. Allora, ho scoperto che la cosa carente di questa eyeliner non è tanto il prodotto, ma il pennellino. Il pennellino, perché se voi vedete, è duro. Cioè, non è molle. È di quelli duri. E mi sono smerdata tutto. E quindi, non capisco chi li fa sti cose, non pensa. Se voi mettete un pennellino duro, è ovvio che la riga in mezzo vi viene aperta. Se voi mettete un pennellino morbido, il prodotto un pochino più delicato, più, non viene la parola, più morbido, non era questa, ma più morbido, e quindi si borda, mi è volato, e quindi si applica meglio. Il pennellino duro non mi piace, quindi proverò ad applicarlo con un altro pennellino anche scrauso, di quelli morbidi, solo che devo ancora trovarlo, perché non ho un pennellino morbido. Non ho, tipo, avete presente quei pennellini di eyeliner, però né angolati né tagliati, quelli lunghi, tipo da pittura. Devo vedere un pochino, perché sennò è brutto. Cioè, alla fine è carino l'eyeliner, però il pennellino non tanto. Vabbè, niente ragazze, adesso davvero vado. Io spero vi sia piaciuta sia la telecamera che sia la borsa. Davvero, boh, è bellissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!